Vado a presentarvi l'ultimo relatore, il professor Gianfranco Mormino, docente di filosofia morale presso l'Università degli Studi di Milano. Bene, grazie. Si sente? Sì, grazie Pietro. È una bellissima occasione, ho sentito tre relazioni magnifiche, avrei avuto anche prima domande da fare ai colleghi, però insomma, il tempo, se no mi sarei tolto da solo il tempo per parlare e comunque vabbè, spero che ci siano modi per interloquire magari anche più avanti. Dunque, proprio perché il tempo è poco, metto giù subito le carte. In effetti la mia idea era quella di presentare un tema shakespeariano classico presente nell'Amleto in una delle tante sfaccettature che si presenta, cioè il tema della follia o delle molte follie possibili, presentarlo all'interno di un contesto di interpretativo della questione della follia che si sviluppa prima di Shakespeare in un autore Montaigne particolarmente importante per la cultura appunto della fine del Cinquecento e del Seicento e poi mostrare come a distanza di qualche anno in contesto inglese un altro autore estremamente importante come Hobbes si rifaccia in un certo senso alla prospettiva montegnana e come Shakespeare che come dire non è filosofo ma certamente riflette su questioni di grandissima importanza e anche a volte estremamente astratte, di come Shakespeare, situandosi all'interno di questa prospettiva, di queste due prospettive, diciamo presenti in alcune opere ovviamente, una versione della follia che è perfettamente in linea con quella di Montaigne, con la quale è perfettamente in linea quella successiva hobbesiana e che, chiaramente arrotondando e smussando qualche cosa, non è affatto dissimile da quella che ci presenta Girard. Cioè, in qualche modo, la presunzione è un po' di mostrare queste quattro forme di follia, uno dei modi di intendere la follia, come, diciamo, comune a questi quattro e, se proprio volessimo strafare, avessimo tantissimo tempo, visto che si diceva che sì, è un giudizio di molti che Shakespeare e Cervantes, morti lo stesso anno, anzi lo stesso giorno probabilmente, sono anche grandi figli di Montaigne, la cosa si potrebbe allargare anche allo scrittore spagnolo, ma ovviamente lasciamo perdere questo. Dunque, partiamo dal fondo, qual è la concezione girardiana della follia che credo trae i suoi inizi, che viene diciamo intuita per la prima volta da Montaigne, poi compare in Shakespeare e poi compare in modo molto chiaro in Hobbes. L'intuizione è quella che, per dirla con uno slogan, che la follia è l'invasione degli altri nella tua personalità, cioè che le forme, o almeno una forma di follia, consiste nella percezione più acuta della invadenza dei forti sentimenti altrui che si fanno strada all'interno del soggetto e che diciamo finiscono per essere sostanzialmente interiorizzati. L'esempio, forse per capire, per fare un esempio molto semplice, è una delle storie dei saggi di Montaigne, molto bella, quella di Spurina, racconta di un giovanotto toscano, di un giovane toscano che era talmente bello che tutti lo volevano, cioè tutti lo volevano, anche donne, uomini, tutti lo volevano, e anche quelli che non lo volevano, diciamo magari sessualmente, però provavano un tal piacere nel vedere questo volto perfetto, questo fisico, che lo soffocavano letteralmente e, come dire, cercavano di prenderne ciascuno un pezzetto quasi, no? Cosa fa Spurina? Spurina, non riuscendo assolutamente a reggere questa pretesa degli altri di avere tutti un pezzetto della sua bellezza, si sfigura, diventa pazzo, si sfigura e, come dire, fa in modo che quella cosa che tutti vogliono da lui non ci sia più. Collegando Montaigne, come al solito, scrittura silenica si dice, cioè fatta come quelle statuette dei sileni in cui appunto che fuori sono brutte ma dentro recano un significato più
più profondo. La struttura del, come al solito, appunto, Montaigne non ci dà la, non è Esopo, non ci dà la morale della favola, no? Però ci fa capire in modo abbastanza chiaro che in quel caso un'interiorità era stata, come dire, saccheggiata, tutti avevano voluto entrare dentro questa persona, eccetera, e che la follia di Spurina era esattamente la risposta, l'unica risposta possibile alla, a questa situazione. Ora, l'idea che Girard presenta molto spesso è quella che, appunto, che ciò che si definisce manifestazione di follia è solo un'acuta percezione della, dei rapporti interpersonali, cioè sostanzialmente che definiamo folle non solo, ma spesso solamente, prevalentemente, insomma, colui che vede con migliori occhi, che vede con maggior chiarezza degli altri quanto gli altri, quel gioco mimetico che tutti gli altri mettono in atto fra di loro. Noi, se è vera, diciamo, nella prospettiva girardiana, l'onnipresenza del mimetismo, è anche vero che egli sa perfettamente che, appunto, il mimetismo noi cerchiamo di nasconderlo, cerchiamo di negare di stare imitando qualcun altro, e non ci fa troppo piacere ammettere questa dipendenza, perché, vabbè, insomma, la menzogna romantica consiste appunto nell'individualità e nella perfetta autosufficienza dell'individuo. Ora, secondo alcuni passi di Girard, che contenuti in opere di un po' di tutti i periodi, quando una persona si rende conto e non può, come dire, nascondere, non può fingere troppo di quanto il stretto, morboso sia il rapporto mimetico che stringe gli altri a lui e lui agli altri, questa persona la definiamo un folle, perché è una persona che in realtà ha uno sguardo più acuto, ma uno sguardo talmente acuto di questi rapporti rivalitari, eccetera, eccetera, che di fatto non può vivere una vita, diciamo così, in mezzo agli altri, una vita serena in mezzo agli altri. Non è che questa sia, nessuno dice che questa sia l'unica forma di follia esistente, però questa follia derivante dal fatto di percepire ciò che gli altri magari riescono a mettere un po' sotto il tappeto, a nascondere, a dimenticare, a non notare, eccetera, eccetera, questo tipo di follia è considerato da Girard come estremamente significativo, e tra l'altro da qui non è certamente il solo, perché il fatto appunto che ci siano delle forme di diciamo così, di allontanamento dal comportamento consueto che nascono da una più precisa percezione, per esempio, di quanta rivalità scorra in un ambiente sociale, questo è un tema che poi è stato ampiamente, proprio anche negli stessi anni 60, 70 in Francia, è stato ampiamente discusso. Quindi, diciamo, l'idea fondamentale è che in qualche modo si ritrova nei testi di Girard è proprio questa, cioè c'è una percezione del mimetismo che può giungere a una tale lucidità e a una tale chiarezza che si trasforma, o se sei Dostoevsky, se sei, si può trasformare in una tua capacità di vedere e di trasmettere e di scrivere, di buttare sulla carta questa concezione, questa sensibilità così acuta, oppure ti fa deragliare, per cui sostanzialmente perdi il contatto con gli altri. Cose che tra l'altro possono anche andare insieme, perché lo stesso artista, lo stesso letterato, per esempio, che è in grado di percepire con finezza quello che gli altri non riescono tanto a vedere o fanno finta di non vedere, è il più, diciamo, è il primo candidato a finire come Torquato Tasso dietro in una gabbia. E infatti Montaigne, proprio parlando di Torquato Tasso, afferma che questo poeta aveva un ingegno troppo sottile, troppo vivace, troppo acuto per vivere una vita normale, cioè che la sua capacità artistica straordinaria
era dovuta a una visione, diciamo così, raggi X della realtà talmente potente che gli rendeva impossibile poi tollerare questo sguardo. E quindi, e in effetti da questo punto di vista potremmo dire che non è che ci sia una riabilitazione, il folle allora è più intelligente, però c'è l'idea che come un passo molto famoso di Montaigne dice, beh, per esempio, se volete fare una persona tranquilla, pacifica, eccetera, eccetera, mettetela nella, fatela vivere in modo ottuso, toglietele qualsiasi, come dire, fantasia, avvolgetelo di tenebre, di ozio, di torpore e di ignoranza. Cioè, in sostanza, per essere normali bisogna essere un po' avvolti nelle tenebre, nell'ozio, nel torpore e nell'ignoranza. Quindi l'idea è quella che Montaigne cerca di risolvere. Quando Montaigne, per esempio, dice: ma gli altri, io sto con gli altri, non sono un orso, sono un selvatico, però cerco di ritirare, di riservarmi un mio spazio, perché, come dire, il rapporto con gli altri deve essere appunto regolato da una distanza che, come, anche se non è sempre presente, non si fa l'eremita, però è sempre raggiungibile. Io in qualunque momento posso in fondo prendere, salutare i miei ospiti e chiudermi nella mia biblioteca. E per evitare questo eccesso di invasione. Ora, idea che esprime Montaigne, che la follia o alcune sue forme siano il frutto di un rapporto interpersonale difficile e troppo invadente, è un'idea che smentisce ovviamente l'idea più comune della follia che c'era nei suoi tempi, cioè quella della possessione demoniaca. E in sostanza Montaigne, come dice in una famosa frase, quando il re di Francia lo porta e gli dice: ma tu dici che la stregoneria eccetera sono tutte sciocchezze, e ti faccio vedere queste donne terribili, scapigliate, che bestemmiano, che fanno delle cose terribili, lui le vede e dice: maestà, io sono ancora dell'opinione di prima, penso che anziché la cicuta per loro ci vorrebbe l'elleboro, cioè appunto una pianta, che sono un sedativo in pratica, sono persone, come dire, che hanno un problema di squilibrio degli umori, sono persone che hanno, e questo è il punto molto importante, che non vanno punite, ma che vanno al contrario considerate come vittime. Una delle cose sottili ma straordinarie, per esempio, di Montaigne, è che quando dedica un capitolo alla stregoneria, in un'epoca in cui tutti ci credevano, fa una piccola parte già con una finezza straordinaria, cioè intitola questo capitolo De Boiteux, gli zoppi, ma la zoppia sarebbe appunto la follia, il darsi a pratiche strane eccetera, ma non è messo al femminile il termine, è al maschile, non sono le zoppe. Gli zoppi, cioè quelli che soffrono di follia vera, quelli che soffrono di una follia perniciosa, eccetera, sono i maschi, cioè sono i giudici, sono gli inquisitori, sono quelli che condannano le streghe. E infatti loro sono delle povere donne, sostanzialmente, che si trovano in un contesto in cui non capiscono realmente cosa fanno. Il vero male lo fanno i giudici, il vero male lo fanno gli inquisitori, lo fanno i confessori. E quindi, diciamo, in questo senso, il rifiuto di considerare la follia, da un lato, come una pura condizione, diciamo, fisiologica, c'hai un pezzo del corpo che si è rotto, e il rifiuto di considerarla come una possessione demoniaca, lascia aperta solo una strada, cioè considerare la follia come un effetto delle azioni altrui, come l'effetto del vivere in una società dove una serie di cose avvengono in modo talmente ingiusto, talmente storto, che l'unica soluzione è, come per esempio facevano le streghe che il re gli fa vedere, fantasticare di poter compiere dei mali terribili, perché in effetti le cose che dicevano le streghe erano terribili: faremo mangeremo i bambini, faremo le cose più terribili, ma erano il loro sfogo, come dire, immaginario e chimerico, fantastico,
rispetto a una situazione in cui erano loro le persone che subivano i più terribili atti di oppressione e di sopruso. Allo stesso modo, e qui arrivo velocissimamente, di Hobbes dirò veramente poco, posso solo ricordare una cosa, perché Hobbes, che è un altro lettore, ricordiamo che Montaigne era stato tradotto in inglese all'inizio del Seicento, il collega si ricorderà anche l'anno, io direi 1603, ma non vorrei sbagliarmi, comunque intorno a quegli anni lì, quello che anche molto rapidamente anche Hobbes sostiene nel Leviatano è che tutti questi demoni, e quindi poi con questo arrivo a Shakespeare, tutti questi demoni, tutte queste creature che tormentano gli uomini, che popolano i sogni di Lady Macbeth, che popolano i sogni di Riccardo III, tutte queste creature fantastiche, eccetera, eccetera, dice, in realtà ho il grande sospetto che siano molto convenienti per qualcuno, che la presenza, l'attribuire di queste, quando dice a proposito delle fate, degli spettri vaganti, ritengo che questa credenza sia stata volutamente insegnata o non confutata per mantenere credito all'uso dell'esorcismo, dei segni di croce, dell'acqua benedetta e di altre simili invenzioni di persone fantomatiche. Quando si dice cioè che la follia è l'effetto sociale, diremmo addirittura politico, di una vera e propria campagna, si dice che si intende molto chiaramente che soprattutto in tempi di guerre civili, ma di cui Montaigne è protagonista per le guerre civili per la religione in Francia, Hobbes per la prima rivoluzione inglese, eccetera, in contesti simili, si dice molto chiaramente che dietro la follia c'è un metodo, ma questo metodo appunto non è il metodo, non è quello delle, non è un metodo che si può attribuire alle persone che si comportano in questo modo, ma che il comportamento di queste persone è la vera e propria produzione di un sistema culturale, religioso, e sociale, politico, di cui alcuni traggono, da cui alcuni traggono un immenso profitto. È chiaro che quindi nella sua polemica, soprattutto nel quarto libro del Leviatano, Hobbes mostra la funzionalità appunto di questo e di questa pratica. E quindi, come vedete, siamo in un contesto, stiamo parlando di Montaigne 1580-88, con Hobbes stiamo parlando di testi che sono già scritti nel 1640. È una visione preilluministica già estremamente precisa, no? Infatti potremmo dire che gli autori poi che nel Settecento riprenderanno le loro polemiche, le loro critiche contro sistemi, forme di pensiero, di superstizione tradizionali, non inventano niente, che i più radicali forse degli illuministi, se io dovessi nominare alla faccia della cronologia, voglio dire, i più grandi i veri illuministi radicali sono Montaigne, Hobbes, ci aggiungerei Spinoza, perché con loro quel tipo di pensiero distruttivo di una serie, critico di tutta una serie di appunto tradizioni, è già espresso nella forma più compiuta. Arrivo dunque al discorso del soprannaturale. La collega ha detto veramente benissimo quello che, cioè, Shakespeare aveva un pubblico e ne teneva perfettamente conto, ma era talmente bravo da sapere tener conto del pubblico in alcune, e magari confidando sul fatto che si distraesse nei passi più difficili e però sapeva anche tener conto del fatto che aveva degli estimatori di grande prestigio, di grande spessore, di cui penso il primo fosse lui stesso, penso che lui soprattutto volesse scrivere delle cose che gli piacevano veramente. E quindi era capace poi di inserire, tra l'altro questo schema è quello che per esempio già prima di occuparsi di Shakespeare Girard attribuisce a Sofocle letteralmente, cioè Sofocle proprio a, secondo Girard, anche Sofocle ha già un doppio livello, per cui c'è la trama che va in una certa direzione e poi ci sono dei dettagli che invece, come dire, mettono la mosca nell'orecchio, come dire, a chi capisce bastano poche parole, bastano pochi accenni. E questo
questo doppio livello credo che sia, vabbè, estremamente evidente appunto nel discorso del soprannaturale, nel discorso di tutto quello, a partire dallo spettro del padre fino al pugnale che compare a Macbeth, insomma, veramente in quasi tutte le opere c'è un elemento, la goccia di... E è chiaro che, come dire, a tutti piace vedere, che so, un pugnale che compare nell'aria e che incita Macbeth al regicidio, cioè, è chiaro che, come dire, c'è una potenza rappresentativa, ok, estremamente, insomma, evidente. Però c'è, come dire, un secondo livello che fa capire come tutto sommato nessuna delle azioni che per colpa delle streghe, per colpa del padre Amleto, per colpa delle streghe Macbeth compiono, siano, come dire, strane alla loro psicologia, sono esattamente quello che, come dire, che vorrebbero fare, cioè quelle sono, in qualche modo, possono essere intese dalle persone un po' più avvedute, più avvertite tra gli spettatori shakespeariani, tutto il soprannaturale può essere visto appunto come una... ne parla Girard a proposito del personaggio di Casca nel Giulio Cesare, insomma, queste sue convinzioni sul lampo, eccetera, che poi sarebbe la... cioè di come sia facile per un, come dire, vedere dietro gli spettri, eccetera, sia facile vedere delle precise intenzioni indotte dagli altri, nel caso di Macbeth vengono dalla sua ambizione, da quella della moglie, e nel caso di Amleto vengono da tutta una corte che molto probabilmente considerava il figlio che se ne stava lì a oziare nella corte dove il padre era stato ucciso e la madre si era sposata con lo zio, probabilmente non lo consideravano proprio, come dire, un esempio di virtù filiale. In generale, insomma, queste apparizioni, con tutto quello che si portano dietro di apparentemente folle, assurdo e irrazionale, sono appunto smascherate, decostruite o demistificate, per usare le parole che usava Claudio prima, come il frutto di una voce degli altri, sono la voce degli altri, sono gli altri, sono quelle pressioni sociali, finito? Sì, era così. Allora, possono essere viste, naturalmente non parlo di una interpretazione, come dire, che spiega tutto, la follia è questo, no, vabbè, questo sarebbe da presuntuosi, ma appunto l'idea di, come dire, di vedere nella follia, la dimensione del per cui gli altri ti tirano, ti vogliono far fare quello che conviene, eccetera, eccetera. Ecco, questo secondo me è un aspetto profondamente demistificante, che accomuna appunto, vabbè, Montaigne, che è uno degli scrittori più ironici e più leggeri mai esistiti, pur dicendo delle cose veramente fortissime. Shakespeare, che sa accontentare con queste forme, diciamo, un po' senechiane, di orrido, eccetera, il pubblico che cerca quello, che si ricorda magari alla fine solo quello, ma sa far intravedere appunto un sistema di rapporti sociali che è patogeno, perché è patogena la situazione, tanto nel castello di Macbeth quanto nella del Sinore, eccetera. E accomuna anche, vabbè, su Hobbes non sto a dire, ma accomuna anche Girard, il quale ritiene appunto che tutte le volte che si attribuisce a un dio, a una volontà superiore, per esempio la violenza, in realtà si sta cercando di deresponsabilizzare, cioè di negare il fatto che questi sono fenomeni umani, umanissimi, troppo umani, e che la loro messa in maschera sotto forma di qualcosa di superiore, di teologico, di magico, di soprannaturale, è come minimo un errore, come più probabilmente, più spesso, è il frutto di una strategia calcolata da parte di qualcuno a cui tutto ciò può convenire. Una cosa che è particolarmente evidente, chiudo su questo, nella polemica hobbesiana contro appunto i miracoli, e allo stesso modo nella polemica poi spinoziana contro tutto questo. Vi ringrazio. Thank you.